Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo una rimpatriata di motomorini. Fra poco mi vedo con altri ragazzi su da Ponte Decimo, vicino Genova. Oggi c'è anche la partita, guardate che traffico! Sinceramente non so dove vogliono andare i ragazzi, però se l'incontro è a Ponte Decimo molto probabilmente andremo verso Basso Piemonte, non lo so, vediamo un po' cosa dicono i ragazzi. Allora, siamo arrivati a Ponte Decimo, ora abbiamo l'appuntamento nella piazza. Siamo arrivati praticamente nella piazza principale di Ponte Decimo. Ora cerchiamo un punto dove fermarci. Perché non so proprio dove fermarmi qua. Siamo ai piani di Praglia. In questo posto ci siamo passati anche in qualche video che ho messo poco tempo fa. È una zona dove di solito i genovesi vengono a fare la scampagnata. Devo dire la verità, nonostante giù a Genova
facesse caldo qui oggi pizzica, eh. Questa è anche una zona dove ha avuto a che fare tantissimo con la Seconda Guerra Mondiale. Tant'è vero che più avanti c'è praticamente come un mausoleo dove sono dedicato praticamente ai caduti di guerra. Adesso abbiamo superato il posto dove ci siamo fermati l'altra volta, quindi da qui in poi è tutto nuovo. Ragazzi, fa freschetto, eh? Bellissimo, ragazzi, guardate che vista qua, eh? Meraviglia. Sì ragazzi, purtroppo non è più, non fa più il caldo che faceva fino a poco tempo fa. E qui non siamo nemmeno tanto alti, eh. Adesso ci dirigiamo verso Gavi, quindi credo che siamo già in Basso Piemonte forse. Ullala, ullala! Un bel venticello, eh? Non so se riuscite a vedere là in fondo, ci sono le Alpi, pazzesco ragazzi, guardate, ci si vedono, oggi è una giornata bellissima, si vedono le Alpi, meraviglia. Queste stradine bisogna anche stare attenti alla velocità, non per altro, ma
può capitare che spunti qualche cinghiale, che qua siamo pieni di cinghiali in provincia di Genova. Tant'è vero che fino a poco tempo fa c'era il divieto di accedere appunto alle zone boschive per la peste suina. Credo che abbiate sentito qualcosa in merito. Ecco, qui abbiamo una bella chiesetta, abbiamo ragazzi, non vi nascondo che ho le mani fredde e mi sa che mi toccherà mettere i guanti, cosa che odio, però anche lui, guarda, c'è freschetto, eh? Ma perché sei pulita sta moto? Beh ragazzi, io metto i guanti, ho freddo le mani. Se ce li ho i guanti. Ma guarda, io volevo prendere, poi ho detto ma no, ma vediamo. Ah, tienitene uno. È la terza, amico. Tre tappe avete fatto già. Cioè lui è un turco o due turchi? Non ho i guanti. Mi sa di no. Ma guarda, io dico, volevo prendere di quello che. Però anche la tua inizia, inizia a diventare come la mia. Ah no, ce li ho. Io ci metterò la protezione. Non la uso quando piove. Ah, non la uso da quando piove. Io la metto in naftalina fino a maggio. La mette nell'arbanella. Ma non ho capito un fatto. Oh, ma fumatela una sigaretta, eh! Guarda, guarda, questa è la voce, c'è un acido che ce lo faccio per la benedizione. Sì, con qualcosa secondo me. L'acido, c'è un acido che... Cosa è successo? Compagnia. No, la marmitta, che poi ti diventa positivo. Ah. Anche la corona lucida lì, guarda lì. Com'è lucida? Sì, appena uscita dal concessionario. Guarda, questi qua rossi sì. Ha tagliato i fili della corrente e li ha appiccicati qua. Fatto qua. Ma cosa è per il muro questo qua, è vero? Ma che muro? No, perché lo vedevo di notte, da becio. È fatto apposta, l'ho messo la 500 Abarth il coso. Ma perché ci ha messo questo coso? Ma perché lui... Perché è stato a Dakar, è stato, Venì. E lo alzi anche magari. No, tutto basso. No dai, alzalo un po'. No, a me fa la copertura a capannello. Che vela che fa. Però è comodo, cazzo. Ma che 150 euro con la fare lì è una follia, vedi. Guarda un po' se è flessibile, no? Questo qua è più scemo di tutti, guarda. Questo è il più cretino di tutti. Timone che cervone. Io non posso non lo conosco, ma ciao, piacere, Nazario. Tanto mi dà tanto. Ma infatti oggi mi ha detto facciamo due strade bianche. Dico, ma che cazzo dico, sono due strade bianche? La strada bianca, la strada. Con la tua, titolata di bianco. Dove c'è cascina fuori, lo sterrato lì. Dove abbiamo mangiato noi? La Cirimilla. Ma per fare la Cirimilla? L'ultima volta che l'ho fatta col patolo, però minchia era massacrato. No, minchia, l'hanno spianata, ci sono passato 10 giorni. Lì per mangiare, dove ti mangiamo un panino, che abbiamo visto portare in avvio alle taglierine. Non è male, perché ho detto, minchia, ma... Ma l'hanno spianata proprio tutta fino giù all'erba? Ogni
tipo 30-40 metri ce l'ho fatto. Sono stesso giubbotto, eh. C'è un grosso. Io ci metto la piazza. C'era dei punti che. Ah, la stessa. Pure io, il paraschiena giù. Ma te sei pigna, sei così, figurati se spendi. Ma lui non c'è bisogno, c'è la. Di fatto di stagione. Oh Mauro, c'è la gobba, che cazzo metto a farlo? Vabbè, ha la pancia, però io che sono magro qua, mi fa da vera. Perciò ci ho dovuto aggiungere il belto qua. Oh, io che sono magro. Ma lui che è scemo, che è diverso, vedi? Ma proprio stupido. No, ma perché te lo meno? Al lavoro te lo meno. Andiamo, va, che mi faccio il cazzo. Dove andiamo allora? Andiamo a belli ragazzi. Non ce l'hai. L'ultimo esplora sul fascio, eh? È arrivato un po' lungo. Vedi questa cosa qua, c'è di raccontare. Aumenti contro mano, contro mano pure. Puoi andare dietro a sto coglione qua, vedi? Ma anche lui voleva andare dietro di lui. Questo trabicolo qua. Ma cura che sono. Bella la 6 e mezzo, non è che pesa una madonna e mezzo. Questa l'hai, è questo. Sì. Motore è questo. Però effettivamente bella, è che questa troppo. Ma lui ce l'hai i soldi, eh. Lui è minchia, lui ciao, ci compra tutti lui, vedi, è messo. Ma cretino! Quindi sì, confermo ragazzi, direzione Cavi. Adesso qua si arriva, come dicevo prima, alle capanne, ecco, guardate c'è il segnale, capanne di Marcarolo. Che comitiva ragazzi, che comitiva! No, adoriamo prenderci per il culo, adoriamo! Dai, in fondo le uscite insieme sono anche queste, insomma, dai! Ragazzi, qua siamo al Sacrario dei Martiri della Benedicta, quello che vi dicevo prima, dedicato a praticamente ai caduti di guerra. Qui ci sono tanti percorsi dove la gente viene a fare le passeggiate, a fare un po' di trekking. Devo dire la verità, questa strada l'avevo fatta una volta in auto.
per cercare qualche posto carino da fotografare, ma farla in moto proprio è completamente diverso. A parte che ci sono dei colori verde, marrone, bellissimo qua ragazzi, bellissimo. La strada è la SP165, quella che sto percorrendo adesso, stiamo percorrendo adesso. Ho messo a maluccio comunque. C'è poco da... A parte che è strettissima e comunque c'è poco da piegare, insomma di andare veloci, assolutamente no. Poi ripeto, se quasi spunta un cinghiale davanti sono cazzi. Ci sono molte buche, ci sono. C'è gente che vive qua, che ci lavora, coltiva la terra in mezzo a queste montagne. Della castagna, mamma mia che panorama ragazzi, che panorama. Mamma mia che strade! Veniva, correte come pazzi, correte, vaffanculo! Ma guarda lì come si trovavano, eh! Eh? No, ma sai cos'è? Che a me, io siccome ho le mitragliatrici che fanno da controvento, hai capito? E siamo a Gavi, siamo arrivati a Gavi finalmente, siamo arrivati a Gavi. Ora penso che ci fermeremo, buh. Intanto ho perso tutti gli altri, ho perso chi davanti, chi dietro. I ragazzi che sono dietro,
ragazzi, c'è un castello qua che è fenomenale, è bellissimo. Tutto bene? Tutto bene. Ebbene ragazzi, guardate che bel gruppo, guardate che bel gruppo! No, girati che sei toccando in camera! Sei su scherzi a parte! Scena a parte, ce l'hai TikTok, su scena a parte siamo. E proprio avanti. Hai messo a posto il sapone? Dai. Vabbè, ognuno ha i suoi problemi. Chi ha più problemi di tutti comunque inquadrano lui. Quello... Che bastardo che sei. Ebbene, dopo quattro risate al bar e una bella bevuta, adesso ci incamminiamo verso non so dove, ragazzi, ve lo dico. Mi hanno parlato di Castagnola, boh. Vediamo un po'. Ragazzi, questo è anche il periodo della vendemmia qua, so che hanno anticipato la raccolta per via del troppo caldo. Infatti mentre eravamo al bar a Gavi sono passati praticamente tanti di quei trattori con rimorchio pieno d'uva. Siamo a voltaggio da Gavi, siamo arrivati qua a voltaggio. Comunque questa è una zona romanica, una zona romanica. Voltaggio, sì. Un bel posticino, un bel paesino. Ah, passo della Castagnola. Ancora un'altra strada. Grande, grande. Siamo a Pian dei Grilli, qua praticamente spuntiamo dalla parte di Busalla, ecco. Comunque bellissima giornata oggi veramente, porca miseria ragazzi. Mamma mia che sole. Eh sì ragazzi, come avevo anticipato siamo sbucati a Busalla, siamo sbucati. Niente, i ragazzi mi hanno detto che da qua adesso ci dirigiamo a casa. Quindi per oggi è tutto ragazzi e niente, se vi fa piacere lasciate qualche commento, lasciate. E iscrivetevi al canale soprattutto e ci vediamo al prossimo video, ci vediamo. Ciao ragazzi!